Amici, finalmente nell'ultimo episodio di Minecraft abbiamo completato il gioco. Proprio siamo entrati nel portale che ti dice: hai completato il gioco, proprio con questa voce te lo dice. Però voi davvero pensavate che sarebbe finita la serie? No, davvero no, fermi, fermi, non finiva la serie, cosa pensavate? Quindi oggi la continuiamo, ovviamente continueremo per un bel po' di episodi, signori, non ve la dimenticherete facilmente. E oggi, per onorare questi tantissimi livelli che ci ha dato l'Ender Dragon, e siamo anche tornati a casa nel nostro punto di spawn, potenziamo l'armatura di Netherite, proprio la rendiamo indistruttibile e immortale. Spero che questo video vi possa piacere, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividete il video e come sempre scrivetemi dei commenti utili per la serie che li inserirò nel tempio dei commenti. Il tempio dei commenti. E poi li andremo a fare nel tempo. Ma adesso, signori, iniziamo. Andiamo a potenziare l'armatura. Amici, ci troviamo nel luogo in cui spawniamo di solito. Ormai è sempre quello. E non mi ricordo se avevo già messo giù le... Oh mio Dio, quante cose c'ho. No, non avevo messo ancora giù il tutto. Tra l'altro, dovrei fare una sezione nella quale metto giù varie robe. Ora, vi farò un piccolo taglio. Tolgo tutto sto schifo, tutte le robe inutili. Le butto per sempre nel dimenticatoio e ci mettiamo robe più interessanti. Quindi, signori, ci vediamo dopo. Il video è appena iniziato e già c'è un taglio. Incredibile. Ci vediamo dopo. Allora, ho buttato via tutte quelle schifo cose per metterci dentro, in realtà, la spada e l'elmo. E finisce lì. Tra l'altro, non lo faremo in questo episodio, però scrivetemi nei commenti sia dove mettere e come utilizzare l'uovo di drago e sia la testa di drago, se vabbè non credo che me la metterò addosso, però in caso la utilizziamo per qualcosa di interessante. Fatemi sapere voi cosa, scriverò il vostro commento nella... metterò il vostro commento nel tempio. Ma adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a incantare finalmente l'armatura. Tra l'altro è mezza distrutta, dovrei potenziarla con le robe. Dovrei andare, cioè ripararla più che potenziarla. Dovrei andare nel Nether a farmi un altro bel giro lunghissimo per trovare le robe. Ma dato che ci mette un casino di tempo, non c'ho voglia. Quindi ce ne andiamo nel nostro piccolo, nel piccolo spot per l'incantamento. Ma se non ci prendiamo l'armatura non incantiamo un bel niente. Quindi mettiamo i nostri lapislazzuli. Allora ci abbiamo affinità con l'acqua. Ok, protezione dal fuoco, ok, e spine, cosa mi consigliate? Punto di domanda. Ma sapete che quasi quasi mi metterei affinità con l'acqua, però prima di mettere questo vediamo il resto. Qua ci abbiamo protezione dalle esplosioni 4, perfetto, mi sa che lo metto subito. Protezione 1, preso, ok, 30 livelli andati subito e via. Poi questi, anche questo protezione, indistruttibilità, indistruttibilità, dai. No, ho sbagliato! Che figura di me. Poi projectile protection, passo anfibio. Cos'è passo anfibio? Vado a vedere passo anfibio. Allora ho scoperto che passo anfibio è molto carino, però projectile straw. Vabbè, facciamo passo anfibio totalmente a caso, tanto poi andiamo a pescarci gli incantamenti. E invece questo, allora, dov'è? Affinità con l'acqua ti fa minare più veloce sott'acqua, però non mi interessa, quindi io metterei indistruttibilità. E ci siamo fatti l'armatura, che non è la cosa più devastante del mondo, ma è molto potente. Ora, vorrò andare a pescare qualcosina con la super mega canna da pesca che ci abbiamo esattamente qui in teoria. Dove sei canna da pesca? Sì, questa è fortissima. Vedete che sì, cioè abbiamo altre robe. Ok, sono caduto. Abbiamo altre robe in realtà, tipo c'è potenza 4, no. Velocità dell'anima, cosa? Ah, ti fa camminare più veloce sulla Soul Sand. No, indistruttibilità c'è. Che in realtà sulle armi non ce l'ho già. Vabbè, volendo mi metto indistruttibilità sull'armatura, dai. Tanto per. E lo faremo esattamente qui. Tipo tac, tac e tac. Perfetto. E ci siamo potenziati ancora di più l'armatura. Tra l'altro non so perché il gioco mi abbia tolto la skin, ma non fa niente. La canna da pesca l'ho presa. Voglio andare a pescare e appunto cercare di trovare qualche libro interessante. Magari quello... Respirazione si chiama, non lo so. Quello lì. Perché l'ho detto con questa voce. Vabbè, lascia perdere. Quindi andiamo a pescare la nostra Valle delle Farm. Dovrei farci un nome incredibile per la Valle delle Farm. E perché sta laggando? Cioè, guardate quanto lagga. È perché ci sono talmente tante farm. Ah no, è pieno di polli. Vabbè, nel dubbio lasciamo perdere e ci mettiamo. Mi metto un attimino a pescare, vediamo di trovare qualcosa. Allora, mi sono messo a pescare e oltre allo schifo dei pesci ho trovato sta roba. Allora, protezione dal fuoco, respirazione che mi serviva, spine che vabbè la metto, e atterraggio morbido 3. Sono tutte cose ottimissime che ora andiamo a mettere. Rispettivamente, tipo qua ci possiamo, cioè ci possiamo, ci dobbiamo mettere atterraggio morbido. Perfetto. Poi, cosa ci abbiamo? Spine, la possiamo mettere... qua c'è già spine 2. Vabbè, la mettiamo qua, totalmente a caso. Perfetto.
Poi, protezione dal fuoco. Ah, non ce lo fa mettere protezione dal fuoco. Ok, non so perché non ce lo fa mettere. Va bene così. E poi c'è respirazione che va ovviamente... No, perché non me lo fa mettere? Ok, allora, non so perché non mi fa mettere i libri. Vabbè, scrivetemelo voi nei commenti. Perché non me li fai mettere, stupido gioco? Vabbè, lasciamo perdere. Niente, quindi, dato che l'armatura l'abbiamo potenziata per questa prima parte di episodio, saranno passati boh quanto 4-5 minuti, in questa seconda parte volevo fare un po' una cosa come stiamo facendo un po' nella serie Nubbycraft, che vi invito ad andare a vedere, tipo è la serie, secondo me, la mia più divertente del canale, che, guardate che bello che sta diventando il mondo, anche la casina lì in fondo. Dicevo che voglio iniziare a mappare un po' tutto il mio mondo, partendo qua dal centro, per poi andare ad esplorare il tutto. Quindi mi inizio a fare delle mappe, so che serve il compasso, la redstone, che ce l'ho. Vabbè, serve un po' di tutto, anche la carta. Me ne faccio una ventina perché voglio fare un 10x10, quindi un 100. Me ne faccio una ventina e ci vediamo dopo, iniziamo un po' a mappare. Ok, quindi io direi proprio di partire da qui. Il magazzino sarà un po' il centro. Anzi no, facciamo che la casa, la mia cassa sarà il centro della futura mappa. E poi dovrò decidere tra l'altro dove metterlo. Quindi sbam! Prima mappa per noi, che ci dice... Niente, ok. Carina. Quindi andiamocene avanti, vedete di poco. Anzi, facciamo così, vabbè, ormai questa la teniamo qui. Vedi, siamo già avanti. Se usiamo questa, mappa 1, mappa 2. Perfetto, che carini, che si vedono tutte le mie robe. Oddio, quante mucche, quante... Va bene, ci penseremo in un prossimo episodio. Quindi le inizio a mettere in ordine. Tipo, dobbiamo fare due file. E niente, si inizia un po' a mappare. Questa qui, che l'abbiamo appena fatta, la mettiamo in mano. Così vedete che è bella gianguilla. E dovremmo prendere un cavallo, ma in realtà i cavalli sono decisamente lenti. Cioè, almeno quelli che ho per ora. E quindi niente cavalli. Quindi devo andare giù di 10. Poi il resto si vedrà. E passiamo per il ponte. Oh, carina la barca, me l'ero dimenticata. Che bella la barca, quanto era bella quella barchettina. Vabbè, andiamo avanti. Ta-tan! È il continuo? Sì, è decisamente il continuo. Quindi mappa 2 qui e mappa 3 qui. Perfetto, andiamo ad esplorare. E poi mappiamo tutto il mondo e ci facciamo una mega mappa con un mega tempio, stra divertente. Perché c'è un blocco? Perché c'è un blocco lì? Vabbè, lasciamo perdere. C'è Herobrine nel mio mondo. Cioè, abbiamo trovato di tutto in questo mondo. Che mi ha dato esperienza. Vabbè, abbiamo trovato di tutto in questo mondo. Manca solo Herobrine. Guardate, se troviamo adesso Herobrine, non rimango troppo sorpreso perché, boh, stiamo trovando di tutto. Guardate, a parte il fatto che sembra un prestigiatore. Ma a parte quello, ho trovato, grazie alla mappa numero 7. Sì, esatto, la 7. Ho trovato un villaggio. Speriamo che siano vivi questa volta. Dai, vi prego. Villager, non c'è nessuno. Oh, guardateli, perfetto, c'è pure il gatti, che carini. Allora, per ora ovviamente non faccio niente, tanto non mi serve niente, però ricordiamoci che qua c'è un villaggio e qua c'è pure un tizio che scambia robe, che per ora non servono. Che bello, abbiamo trovato un villaggio. Vai, creiamo un'altra mappa, questa è la numero 8, ok, quindi no. Numero 7 qua, numero 8, arriviamo a 10, poi svincoliamo sulla destra, così, o sulla sinistra, boh, dipende, così almeno poi riusciamo poi a mappare il tutto. Allora, mappa, non ci credi, oddio, stavo per dire, ho fatto la mappa numero 9, no, non ci credo, guardate cosa abbiamo trovato, vabbè, via un attimo mappettina, non ci credo, è tipo il portale, no, è quello che ho trovato anche nell'altra serie, non ci credo. Cesta per noi. No, che chiulo. Allora, ecco sto posto, ce lo dobbiamo ricordare. Eh sì, è il portale del... No, che figata. Devo fare la foto alle coordinate. Cioè, ora ogni episodio succede qualcosa per il quale faccio la foto alle coordinate. Fate questo. Perfetto. Dai, che fortuna, per non dire altro. Quindi siamo arrivati alla mappa numero 10. Aspetta, fatemela mettere nella manita. Tra l'altro anche la zappa d'oro, che figata. Quindi, dato che abbiamo mappato per 10, direi ora di tornarcene a casa. Me ne torno a casa, in caso magari finisce anche l'episodio, non so quanto sia durato. Però abbiamo trovato il portale del land. No, del nether, quello particolare, non lo so, figata totale. E niente, mi continuo a spaccare le gambe ogni volta che faccio un salto e mi sono spaventato per la pecora. E niente, se la pecora mi fa passare, torniamo a casa, ci vediamo dopo.
dopo e magari andiamo anche a dormire perché il tempo fa schifo. Signori, finalmente casa dolce casa con un bel bottino che ci siamo presi totalmente a caso e inaspettato. Lo mettiamo tutto qui e questi li mettiamo qui. Queste 10 mappe vuote per ora le metto qui. Invece queste altre le metto qua in ordine, perfetto. Così almeno non si sbaglia e la prossima volta, mi sa che nel prossimo episodio andremo a fare un bel tempio di quelli belli gagliardi nel quale andiamo a mettere la mappa. Tra l'altro lo dovremmo fare anche nell'altra serie, ma vabbè, questa cosa è secondaria, ci penseremo quando registrerò l'altra serie. Quindi, dal solito spot in cui iniziano e finiscono sempre i video, salve ed esco e vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. L'armatura è stata decisamente potenziata, abbiamo fatto anche il nostro bel giretto, ci siamo preparati per il prossimo episodio, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15, con un nuovo video. Ciao! E abbiamo trovato il portale del Nether, boom! Che chiulo!